Poi lo scopo è quello dove si trovano degli alberi, recuperarli dove è possibile, dove non è possibile si procede nella formula tragica di abbatterli. Però oltre poi alla valorizzazione degli alberi, noi facciamo studiare i ragazzi sugli alberi. Cioè non è solo il gesto atletico, motorio, fine a se stesso di quello che è un'attività sportiva che ha la sua importanza, ma antropologicamente parlando, stiamo parlando invece di una ricerca e di fare scuola in ambiente. Quindi i ragazzi salgono su, fanno recite, le poesie, le letture e stiamo parlando di didattica emozionale. Adesso vediamo un esempio, così mi fermo. Attenzione, a te. Buongiorno. Allora, poi abbiamo un operatore nostro di un aiuto istruttore con un ragazzo che viene dalla Bordiga di Ponticelli, sulla sedia a rotelle, dove lui ha imparato negli anni a fare questo lavoro di sicura. Sopra la piattaforma che ognuno fa la sua. Ognuno fa la sua barricata. Ogni ragazzo sale, poi si siede e fa le letture pertinenti alla didattica. E quindi stiamo parlando di la casa sull'albero. In realtà uno scopo duplice, okay. Quello di consentire un'attività psicomotoria che chiaramente è coordinata e poi di avere questo rapporto diretto con l'albero, con la natura. Okay. Allora, sì. Si siedono così e poi con qualsiasi testo poi. Questo è un modo di lavorare trasversalmente con tutte le materie, italiano, matematica, scienze, si lavora capendo l'albero come è fatto da vicino e non. E poi lui è uno che mi sta seguendo da 10 anni. Bella musica. E lui viene ed è un operatore della WISP che viene, diciamo, rimborsato delle spese che è fondamentale. Che noi ringraziamo perché mette la sua pazienza e la sua competenza. Quanti anni ha? Quest'albero ha più di 100 anni. Più di 100 anni. Sì. È un albero che era stato proprio abbandonato e lo stiamo recuperando nelle nostre possibilità, perché pure l'albero presenta dei punti, poi dopo vediamo come recuperarlo al meglio. Adesso procediamo se vogliamo andare.